anche Abbaia, il format dedicato a chi ama il più fedele amico dell'uomo. In studio l'educatore cinofilo Maurizio Luppi. Bentrovati, siamo giunti al momento di Can che abbaia e come sempre saluto Maurizio Luppi, educatore cinofilo, che è qui con me. Ciao Maurizio. Ciao Mariella, grazie. Allora, oggi parliamo dei cani, quando vengono utilizzati addirittura per la riabilitazione dei detenuti. Una cosa davvero molto bella, direi. Sì, è stato eseguito in America una specie di esperimento per la rieducazione di alcuni detenuti. In che modo? Allora, hanno affidato ad alcuni di loro dei cani difficili presi dal canile, seguiti da ovviamente degli educatori cinofili. Il compito di questi detenuti era di rieducare i cani a un comportamento più idoneo, ovvero sia, se avevano dei problemi di aggressività, di moderarli, se avevano dei problemi di timidezza, di aprirli. Insomma, una rieducazione che ha funzionato in modo reciproco. Sì, infatti era proprio questo che stavo notando. I cani riabilitavano in qualche modo i detenuti, mentre i detenuti stessi riabilitavano i cani. Esattamente. Racconto a questo proposito una storiella. È una storiella dei nativi d'America, degli indiani pelle rossa. Una nipote, una ragazzina, domanda al nonno: nonno, come sono fatti gli uomini? Il nonno risponde: ma dentro l'uomo c'è un lupo buono e un lupo cattivo. Allora la bambina riflette tra sé e sé e poi gli domanda: ma tra i due chi vince? E il nonno dice: ma ovviamente quello che avrà il nutrito di più. Quindi non esiste un cane cattivo, come non esiste un uomo cattivo. Se noi nutriamo i buoni sentimenti, le buone idee, le buone cose che abbiamo dentro di noi, vincerà il lupo buono. Per cui una persona che è un detenuto, quindi ha commesso un reato, quindi un qualcosa contro la società, è una persona che è denominata disadattato. Così come alcuni cani sono disadattati. E chi meglio di un disadattato può comprendere un altro disadattato, anche se di un'altra specie? Ed ecco perché ha funzionato questo esperimento. Il momento poi di essere rilasciati a fine pena, la recidività della persona, del criminale cosiddetto, è diminuita del 20%. Per cui lavorare coi cani, rapportarsi coi cani, cercare di mettersi nelle loro emozioni per curare le nostre, funziona. Beh, direi assolutamente sì. Ho anch'io una storia da raccontarti. Tu hai nominato i lupi buoni, e io proprio ho voglia di raccontarti questa cosa perché ho avuto un'esperienza che mi è piaciuta moltissimo, che è quella di aver conosciuto un lupo vero, che però era un cagnolone fantastico, perché questo lupo è stato avvicinato con del cibo diversi anni fa da una persona che conosco, e giorno dopo giorno questo lupo è diventato il suo migliore amico. Io l'ho conosciuto, l'ho accarezzato e mi ha fatto anche il bacio sul naso, e mai nella vita avrei pensato che un lupo mi potesse mai baciare il naso. È stato veramente bellissimo e ho pensato a te. E beh, ti ha dato la sua benedizione e sei stata veramente fortunata. Ti invidio. Sì, è davvero un esemplare di lupo meraviglioso, grandissimo. Sicuramente un animale che se mira a mangiarti ci riesce, ma in questo caso insomma era talmente diventato cane che proprio non ci pensava minimamente. Fra l'altro nutritissimo, stava benissimo, guarda. Complimenti, bella storia. Avrai poi modo di ritornare da lui? Ma spero di sì, quantomeno di rincontrarlo nello stesso locale, perché è un locale che frequentiamo entrambi, quindi sicuramente lo rivedrò. Addirittura in un locale, accidenti, come si è urbanizzato. Ma questo, assolutamente. Ti posso garantire che non c'è stata persona che non l'ha accarezzato, perché insomma erano tutti incantati. È bella esperienza, ma sì, sono esperienze nei confronti della natura che comunque ti lasciano una traccia, ed è sempre una traccia positiva. È vero, è vero. Con questo io ti ringrazio Maurizio per essere stato con noi anche questa settimana, ti do appuntamento alla prossima. Alla prossima, grazie. Abbiamo trasmesso Can che abbaia, il format dedicato al più fedele amico dell'uomo.